Ultimo giorno di scuola 2024. Quasi tutti gli studenti e le studentesse si sono fermati alla festa di fine anno. La mattina è iniziata in classe. Baci, abbracci e foto di rito. La preside poi ha premiato le eccellenze della scuola. Bravi ragazzi, siete il nostro orgoglio. Intanto sul campo da gioco, semifinali e finali del torneo di calcetto, con la telecronaca di Rocco Romanini e il commento tecnico di Alessandro Tavassi. Il torneo passerà alla storia per i primini di primo N, primo A e primo G, che arrivano in finale ma non riescono a strappare la vittoria ai veterani di quinto A, quinto B e quarto H. Complimenti ai vincitori. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a comprare la coppa, quindi per voi solo la gloria. Sfida epica anche in palestra, dove dopo la partita seria, tra i migliori pallavolisti della scuola, c'è stata la sfida tra prof e studenti. Palestra piena di gente e tutto il tifo era per i nostri prof. Bellissimo vederli mettersi in gioco, anche se hanno perso 2-7-0. Per loro pacca sulla spalla. Infine, il concerto di fine anno. Quest'anno con un palco clamoroso e gli strumenti nuovi che la scuola ha comprato con il sostegno del Ministero della Cultura e DCI nel programma Per chi crea. Onestamente, un grande concerto. La band ha provato per tutto l'anno e alla fine hanno suonato per la prima volta L'attimo stesso, un brano scritto da Caterina De Marco e musicato dalla band, che sono 8, e non li nominiamo tutti. Il brano sarà presto pubblicato, preparatevi ad ascoltarlo su Spotify. Alla fine abbiamo ascoltato anche il coro della scuola, il Lucrezio Coro. Ma l'ultimo giorno è soprattutto per loro, per le studentesse e gli studenti di quinto. Prima il saluto a Jenny, che quest'anno finisce la scuola. Buon cammino, Jenny. Ti vogliamo bene. Poi fiumi di lacrime cantando l'ultima notte, anzi, l'ultimo giorno e notte prima degli esami. In bocca al lupo, ragazzi. E Lucrezio si ricorderà di voi.